Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo la nostra ricetta del casatiello napoletano. Gli ingredienti per l'impasto sono 250 g di farina manitoba, 250 g di farina 00, 300 ml di acqua, 75 g di strutto, 15 g di sale e 15 g di lievito di birra. Gli ingredienti per il ripieno sono 300 g di scamorza secca, 100 g di ciccioli, pecorino e pepe nero quanto basta. Per decorare 4 uova. Per ungere la teglia e la superficie del casatiello utilizzeremo il grasso sciolto dei ciccioli. In alternativa potrete utilizzare lo strutto. La tortiera utilizzata misura 24 cm. Iniziamo sciogliendo il lievito di birra in un po' d'acqua. Disponiamo le due farine in una ciotola, aggiungiamo il sale, gli ingredienti liquidi e lavoriamo accuratamente il tutto. Concludiamo la lavorazione integrando un po' alla volta lo strutto. Dopo aver integrato lo strutto, aiutandoci anche con un po' di farina, riportiamo il composto in una ciotola, copriamo con un foglio di pellicola trasparente un canovaccio e facciamo riposare per almeno 2 ore. Riprendiamo l'impasto dopo 3 ore di lievitazione. Ora lo stenderemo formando un rettangolo. Prima di far questo però prelieveremo un piccolo pezzo che servirà per coprire le uova. Dopo aver steso l'impasto andiamo a farcire con gli ingredienti che abbiamo preparato prima. Quindi scamorza secca, i ciccioli, formaggio, pecorino, pepe. Avvolgiamo su se stesso l'impasto. Ora ungiamo la teglia con il grasso sciolto. Posizioniamo il casatiello nella teglia. Uniamo le due estremità. Spennelliamo ancora con il grasso sciolto tutta la superficie. Posizioniamo le uova. Con l'impasto che abbiamo messo da parte formiamo dei cordoncini che andremo a posizionare su ogni uovo.
Copriamo il casatiello e lo facciamo lievitare per almeno 2 ore. Noi in questo caso utilizzeremo un contenitore di plastica ed uno strofinaccio. Ed ecco il casatiello lievitato. Inforniremo in forno caldo a 170 gradi per 1 ora. Ed ecco il nostro casatiello appena sfornato. Aspetteremo che si raffreddi prima di gustarlo. Ebbene amici, con questo video Margi vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o su altri di vostro interesse. Come sempre vi aspettiamo sul sito www.passioniricettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi presentiamo la nostra ricetta del tortano napoletano. Gli ingredienti per l'impasto sono 300 g di farina Manitoba, 300 g di farina 00, 360 ml di acqua, 90 g di strutto, 18 g di lievito di birra, 16 g di sale fino. Per il ripieno useremo 3 uova sode, 250 g di salamino a cubetti, 250 g di scamorza secca, 200 g di pancetta, pecorino e pepe nero quanto basta. Utilizzeremo una tortiera a cerniera del diametro di 28 cm che andremo a spennellare con dello strutto sciolto. Iniziamo sciogliendo il lievito in un po' d'acqua. Trasferiamo le due farine in una ciotola, aggiungiamo il sale e gli ingredienti liquidi. Lavoreremo accuratamente il tutto. Integriamo un po' alla volta lo strutto. Se necessario, finiamo la lavorazione sulla spianatoia, aiutandoci anche con un po' di farina. Dopo aver lavorato accuratamente il composto, lo trasferiamo in una ciotola, copriamo con un foglio di pellicola trasparente e un canovaccio e facciamo lievitare in un posto ben caldo per almeno 2 ore. Nel frattempo prepariamo gli ingredienti per il ripieno. Trasferiamo le uova in un pentolino e quando l'acqua giunge a bollore le faremo cuocere ancora per 8-9 minuti. Poi le scoliamo, le facciamo raffreddare bene prima di sgusciarle. In mancanza di tempo potete passarle anche sotto l'acqua corrente. Riduciamo a cubetti la scamorza e il salamino.
Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo l'impasto e lo stendiamo su una spianatoia. Ungiamo la nostra teglia con lo strutto sciolto. Dopo aver steso l'impasto, procediamo con il ripieno. Iniziamo con il salame, la pancetta, la scamorza, le uova sode, pecorino, pepe nero. Avvolgiamo su se stesso il composto. Trasferiamo il tutto nella tortiera che abbiamo precedentemente unto con lo strutto. Uniamo le due estremità. Fatto questo, non ci resta che lasciarlo lievitare per almeno 2-3 ore. Noi lo copriremo con una ciotola di plastica. Abbiamo fatto riposare il nostro tortano per 3 ore. Ora inforneremo in forno caldo a 170 gradi per un'ora. Ed ecco il nostro tortano appena sfornato. Aspetteremo un po' prima di gustarlo. Ebbene amici, con questo video Margie vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o su altri di vostro interesse. Come sempre vi aspettiamo sul sito www.passionericettedimargie.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima!